Oggi parliamo del nuovo Fimi X8 Pro. Ciao amici del tubo, benvenuti o bentornati qui sul canale. Il 28 marzo manca davvero pochissimo, sul sito della Fimi potrete acquistare questo nuovo drone, il Fimi X8 Pro. Vi ricordo che la Fimi è la parte della Xiaomi che si occupa di droni di media fascia. Il vantaggio di questi droni ovviamente è un ottimo prezzo, e anche questo drone avrà un ottimo prezzo. Partiamo subito da quello: per chi lo acquisterà subito, 100 euro di sconto, 599 euro invece che 699 euro. In una versione con due regali: il megafono, un accessorio esterno, lo vedremo tra un attimo, e il modulo dispenser per caricare e rilasciare del payload, del carico aggiuntivo, ma anche questo lo vedremo tra un attimo. Adesso ci spostiamo al mio iMac, andiamo a vedere le informazioni su questo nuovo drone direttamente dal sito della Fimi e facciamo qualche considerazione insieme. Eccoci qua ragazzi sul sito della Fimi, ed eccolo qua, Fimi X8 Pro. Qui vediamo già le caratteristiche principali: sensore da 1 su 1,3 pollici e all'incirca quello che abbiamo come dimensione sul DJI Mini 3 Pro 076-078. Sensore CMOS, 48 milioni di pixel, sappiamo che sfruttano la tecnologia Quad Bayer, quindi 4 pixel assieme sono pixel da 2,4 micrometri. Connessione RockLink, 15 km di trasmissione, sono molto efficienti le trasmissioni dei droni della Fimi. Vi lascio magari in descrizione il mio test per quanto riguarda il Fimi Mini, il drone inoffensivo di casa Fimi. Abbiamo poi gli ostacoli, rilevamento di ostacoli, scusate, in tre direzioni: davanti, dietro e sotto. Cosa importante, lo vediamo: 47 minuti di volo. Questi 47 minuti di volo si raggiungono con una batteria in realtà accessoria, una batteria plus che vedremo tra un attimo, da 5000 mAh. Con la batteria classica invece andiamo sui 40 minuti di volo. Qui vediamo altre caratteristiche di questo drone, a partire dalla possibilità di essere utilizzato per missioni di ricerca e soccorso low cost. Abbiamo il megafono come accessorio opzionale e abbiamo anche il release and drop modulo, quindi un modulo che ci permette di portare del payload, del carico, e andare a rilasciarlo. Mi ricordo un vecchio video in cui vi avevo fatto vedere con un Phantom qualcosa che si era inventato un mio iscritto per la pesca. Abbiamo la possibilità poi, modulo esterno 4G, serve una scheda SIM per avere praticamente un segnale di trasmissione illimitato, opzionale. Qui in Europa però so che non sono pronti e non ci sono ancora gestori che danno questo tipo di servizio sulle schede SIM. Pronto per il Remote ID, quindi la possibilità di mandare i nostri dati, il nostro codice operatore a telemetria in remoto per essere in linea con il regolamento europeo EASA e anche con il regolamento FAA americano. È a prova di acqua, è a prova di neve, questa è una cosa molto interessante. Abbiamo anche un sistema di riscaldamento autonomo delle batterie per far sì che la batteria non vada in crisi quando le condizioni di temperatura sono molto basse. Questo sistema solamente sulla batteria, ragazzi, plus da 47 minuti, che è anche un pochino più grande e pesante, lo vedremo poi. Abbiamo la possibilità di utilizzare il monitor opzionale fantastico TX10, anche questo lo vediamo tra un attimo, è monitor integrato in quel caso, livello 8 di resistenza al vento, tanta roba, e tutte le modalità di volo intelligenti che la Fimi con la sua applicazione Fimi Navi ci ha permesso di conoscere. Andiamo avanti, guardiamola qui, eccola qui la camera, stabilizzatore meccanico su tre assi, ovviamente indispensabile. Abbiamo il supporto diretto per i video in HDR, quindi High Dynamic Range, che ci permettono di avere una gamma dinamica maggiore, soprattutto nelle condizioni di forte contrasto, quindi tramonto, alba, eccetera. L'apertura, questa è importante, dopo il DJI Mini 3 tutti si stanno indirizzando su delle aperture generose, anche questo non è da meno,
f1.7. In queste condizioni riusciamo ad ottenere delle immagini, lo stiamo vedendo qui sotto, molto luminose anche in condizioni di scarsa luminosità. Ovviamente, ragazzi, poi ci servono durante la giornata per non allontanarci dai valori ottimali di ripresa dei filtri. E qui, guardando così, non è molto semplice avere dei filtri, ragazzi. Staremo un attimino a vedere davvero quando magari la Freewell ci inventerà qualcosa per quanto riguarda questo drone e per le riprese diurne. Eccolo qui un esempio di quello che ci può consentire la ripresa in HDR. Vedete come qui sotto andiamo a recuperare le zone scure e le ombre e non andiamo a bruciare le zone chiare, servono proprio in queste condizioni di luce. Cosa succede? Che i pixel vanno tra virgolette ad aiutarsi tra di loro e ogni pixel lavora con un XP, un'esposizione diversa, che poi viene fusa in output, garantendo appunto il recupero delle parti troppo luminose oppure troppo scure. Abbiamo, come per tanti altri droni, l'inserimento di funzioni Super Night che vanno a ridurre ancora di più a livello software il rumore che si può creare con condizioni di luce scarse. Questa immagine è fin troppo bella, vabbè, sono immagini pubblicitarie ovviamente. Qui qualche nota in merito al gimbal che è stato migliorato. Il gimbal per le riprese con drone, ragazzi, ovviamente è indispensabile. Range di trasmissione vero in FCC mode 15 km, sappiamo che il volo in Italia è a vista perlomeno fin quando non partiremo con il BVLOS. I corsi per quanto riguarda gli scenari italiani, gli scenari standard, sono già iniziati, scenari nazionali che sono stati prorogati fino al 1 gennaio del 2026. Vi lascio anche qui nelle schede il video che vi spiega bene tutto questo pacchetto che abbiamo creato a 699 € in collaborazione con la Drone Next e con tante scuole italiane. Andate a vedere qual è la scuola più vicina a voi. Per quanto riguarda invece questo sistema di trasmissione RockLink, siamo arrivati alla versione 4.0 e abbiamo anche il Video Transmission System che ci permette di avere le immagini in ritorno in HD, risposta 130 millisecondi. Qui vediamo anche l'immagine del radiocomando che viene venduto standard. Comunque un radiocomando comodo, e mi sono trovato bene quando l'ho usato col Fimi Mini, ci sta in questa apertura interna al massimo un iPad Mini. Ecco, questa è l'unica limitazione, a differenza dell'RC1 per esempio, l'RCN1 della DJI, dove abbiamo la possibilità di mettere anche un iPad più grande nella parte sottostante. Questa è un po' una limitazione, ma perché c'è questa limitazione? Perché tanto abbiamo questo, ragazzi, remote controller con schermo integrato da 5,5 pollici, 1000 nits, quindi in linea col DJI RC Pro 1080p. Se però il DJI RC Pro costa 1.009 €, questo qui, ragazzi, costa $299, quindi circa 300 €, tanta roba, eppure bello, mi piace, essenziale. Andiamo sotto, qui parliamo invece del discorso rilevamento ostacoli in tre direzioni e rileva gli ostacoli, li percepisce fino a 15 metri di distanza, ovviamente dipende dalla velocità con cui andate. Questo drone ha velocità massima 68 km orari, sono 18 metri al secondo, 68,4 per l'esattezza, e in modalità sport i sensori per ovvi motivi non vanno. Arriviamo alle batterie, interessantissima questa qua opzionale da 47 minuti di volo, ma comunque 40 minuti, tanta roba anche per la batteria standard. La vediamo qui. Qui abbiamo una parte con della dissipazione qui diversa, con un sistema, vi ho detto prima, per quanto riguarda la Plus, di autosurriscaldamento per tutelare le basse temperature. Qua lo stiamo vedendo, state vedendo proprio quello che vi ho detto. Un sistema che permette di volare più sicuri in condizioni davvero proibitive a livello termico. Abbiamo poi sotto l'accessory port, questo vano che permette di mettere vari accessori, tra cui il megafono, ottimo per le situazioni di ricerca e soccorso, ma anche il modulo per esempio 4G, oppure quell'accessorio opzionale che permette di portare dei pesi, del payload, e andare poi a rilasciarlo con un comando da dare sull'applicazione Fimi
navi. Qui vediamo il discorso legato al megafono che può sentirsi fino a 100 metri di distanza, guardate che è molto molto importante per tante operazioni. Abbiamo poi il release and drop, tanta roba ragazzi, payload fino a 350 grammi. Se fate calcolo che questo drone, lo vediamo tra un attimo, è un drone da circa 700-800 grammi, vi ripeto, è tanta tanta roba, può sollevare quasi metà del suo peso. Abbiamo il discorso 4G, però qui in Europa è ancora presto, se ne parlerà fra un bel po' di anni. Questo però è il futuro, quindi la possibilità di far sì che il nostro segnale di trasmissione sia via web, quindi basterà che nella zona in cui vogliamo ci sia connessione e avremo l'unico limite di distanza che sarà la durata della batteria, ragazzi, quindi 15-20 km. Ovviamente il drone atterrerà in zone in cui non ci siamo, ma potrebbero esserci delle stazioni di atterraggio dedicate per la nostra azienda. Per esempio sto pensando a stazioni dedicate per il discorso ispezioni infrastrutture, ispezioni linee elettriche. Pronto per il remote ID, qui vediamo il discorso qui a sinistra dei dati dell'operatore e qui a destra invece della telemetria, quindi altezza, distanza da noi e coordinate GPS. Questo drone può dare le coordinate in tempo reale, anche questa cosa è importante per il discorso ricerca e soccorso. È un requisito, ragazzi, per il regolamento europeo che partirà effettivamente il primo del gennaio del 2024. In quella data tutti i droni che usciranno sul mercato dovranno avere la marcatura di classe. Questo drone non sembra avere la marcatura di classe, perlomeno non ne parlano, vedremo se l'avrà retroattiva e poi vi parlo di cosa succederà se avrà la marcatura di classe con il suo peso e cosa succederà se non avrà la marcatura di classe. Ottima cosa, rainproof, snowproof, quindi a prova di neve, a prova di acqua, non vuol dire che dobbiamo andare a volare sotto un temporale amazzonico, però riesce a sopportare della pioggia leggera e può essere una cosa davvero interessante. Io avevo volato col Power Echo che aveva una custodia, diciamo, che andava proprio a chiuderlo dall'esterno, ma era più il casino nel metterla che poi il guadagno vero effettivo. Resistenza al vento, livello 8, incremento del 20%, ragazzi, rispetto al FIMI X8, il modello 2022, anche questa cosa è importante. Dai test che avevo fatto, per esempio, col FIMI Mini, si comportava alla grande. Andiamo a vedere delle cose che lo differenziano dai droni della DJI di questa fascia di prezzo. Per avere il flight planning, quindi il volo per punti, noi dobbiamo con la DJI almeno avere Mavic 3 Classic e un Mavic 3 Standard, quindi si parla di 1400-1500 euro in su. Tutti i droni come l'Air 2S, il Mini 2, il Mini 3 Pro non hanno il volo per punti nell'applicazione DJI Fly App. Questo è il vantaggio dei droni della FIMI: noi abbiamo la possibilità del volo per punti. Possiamo settarlo anche sulla mappa, anche sul campo, e avremo la storia salvata delle nostre missioni. Tanta, tanta roba. Abbiamo poi lo Smart Tracking Mode, l'Active Track, che si divide nel tracciamento Follow Me fino a questa sorta di poi che la FIMI chiama Circular Flights, dove noi giriamo attorno ad un oggetto con certe velocità a destra o a sinistra in senso orario o antiorario. Le panorama modes, quindi l'orizzontale 180 gradi, l'unione di più foto, la verticale, l'unione di più foto, da qui sembra 3, e poi la square, una foto più grande con una risoluzione esagerata, 3x3, per un totale di 9 foto. Funzioni classiche, il timelapse con il movimento del drone libero, oppure focus che tiene al centro dell'inquadratura un soggetto, o anche il volo waypoints. Il timelapse non è altro che la realtà che viene accelerata, quindi vediamo in 10 secondi quello che magari abbiamo ripreso in 10 minuti. Questa cosa è molto bella e suggestiva quando ci sono dei soggetti in movimento, oppure un tramonto, l'alba o il cielo stellato. Qui parliamo ancora della modalità ricerca e soccorso. Questo drone comunque è pensato per questa cosa, grazie alla sua batteria plus opzionale, posizione GPS, ve l'ho detto, in tempo reale, e lo zoom digitale fino a 6x. Se ci mettiamo i 15 km di long range, che credo siano in FCC mode,
qui in Italia sarà ovviamente meno, perché le potenze del segnale permesse sono inferiori sulla banda 2.4, per esempio sono 100 mW, però tanta roba. Precision landing, questa è una funzione che permette ai droni di andare a rilevare in fase di decollo una fotografia della parte sottostante. Comunque qui lavora sul discorso di atterraggio sull'H precisa del nostro landing pad, quindi se il GPS può sbagliare anche di 1 metro/2, con questo preciso landing tecnicamente il drone atterra esattamente sul punto di decollo. Non è mai stato un mio problema, in realtà preferisco sempre prenderlo con la mano. Comunque una funzione comoda, se ce l'abbiamo tanto di guadagnato. Qui parliamo dell'applicazione, basterà fare lo scan sulla scatola del QR code, andremo a prenderla comunque nello store Google oppure nell'Apple Store, noi andiamo a trovare l'applicazione. L'ultima volta che l'ho utilizzata mi sono trovato benissimo, è un'applicazione comunque che ha sempre migliorato. Puntano tanto sulla sicurezza a partire da tutto quello che vi ho citato. In più abbiamo anche la No Fly Zone Protection, ossia una sorta di muro virtuale che non permette al drone di entrare nelle zone vietate, ed è tanta roba, ci permette ovviamente di non andare a infrangere nessuna regola quando non siamo magari coscienti bene di dove è andato il drone a finire, siamo vicino a una zona rossa. Messaggi di allarme per eccessiva potenza, quindi quando c'è molto vento, e anche di ritorno in caso di vento troppo forte. È un drone che esteticamente, vi dico la verità, mi piace. Abbiamo questi braccetti ripiegabili, abbiamo le luci dietro e anche qui sul braccetto avanti, a destra e a sinistra, che è un requisito per volare anche di notte con il regolamento europeo. Vi ricordo, per il regolamento europeo non c'è scritto quante luci dobbiamo avere, però da luglio dell'anno scorso le luci devono essere specifiche per i droni, verdi a intermittenza, e noi dobbiamo capire qual è il posizionamento del drone nello spazio e ci serve, vi ripeto, un sistema di luci. Se prendiamo il Mini 3 Pro c'è ancora quella cavolata che quando facciamo partire le riprese le luci si disattivano, tecnicamente noi non potremo fare riprese col buio a certe distanze perché sennò non vediamo più il drone. Non è che non si può volare di notte, però si deve vedere il drone. Se noi vogliamo sotto un lampione lo vediamo, possiamo volare di notte anche col Mini 3 Pro e fare delle riprese, ma questa cosa la DJI la deve risolvere. Ho paura che la risolveranno quando introducono la marcatura di classe vera C0 retroattiva sul Mini 3 Pro, andando a limitare qualcosina. Questa è una mia idea, staremo a vedere. Qui abbiamo le varie dimensioni, ragazzi. Il peso, vi ho detto, tra 700 e 800 non sbagliavo. 780 grammi, con la batteria in più, quella da Plus da 47 minuti, andiamo a 830 grammi, quindi pesa 50 grammi in più. Velocità massima 18 metri al secondo. Sistema satellitare, costellazioni, il becca tutte. GPS americana, Galileo europeo, Beidou cinese, GLONASS russo. Temperatura d'esercizio 0-40 gradi, massima altezza, non alla quale andiamo, ma alla quale possiamo decollare, 5.000 metri sul livello del mare e 4.000 metri con la batteria plus. Non so come mai questa differenza, ma tanto sull'Everest io non ci vado a volare col Fimix 8 Pro. Qui abbiamo la banda di frequenza, sorpresina, abbiamo solamente la 2.4 GHz e non la 5.8. Questo drone io credo che non abbia comunque problemi, vi dico la verità, per come ho usato i droni della Fimi. Le due batterie non ve l'ho detto, magari lo vediamo dopo. La base è da 3800 mAh e la Plus è da 5000 mAh. Qui abbiamo un pochino tutte le risoluzioni per quanto riguarda i video, non ve ne ho parlato, è importante. Abbiamo il 4K 30 frame per secondo. Ecco, quando dico che i droni della Fimi non sono qualitativamente come quelli della DJI, anche come caratteristiche, sono un pochino sotto, ragazzi, perché ormai il 4K almeno 60 frame per secondo ce l'hanno tutti. Foto ovviamente da 48 megapixel, ve l'ho detto, sensore quad bayer, ISO range da 106.400. Velocità di scrittura dei dati sull'SD, anche qui non altissima, 100 megabit per secondo, velocità massima. Tra l'altro video MP4 H265. Foto abbiamo anche ovviamente, ragazzi, il supporto al DNG, sono le immagini RAW che permettono poi una migliore correzione
in post produzione. Campo visivo di questa lente interessante 85 gradi, e per quanto riguarda il tilt del gimbal non abbiamo un over tilt, va da 0 a 90 gradi sotto. L'over tilt è quello che permette di alzare un pochino di più la camera verso l'alto. C'è anche il Mini 3 Pro, per esempio. Questa camera, a differenza di quella del Mini 3 Pro, non va in verticale. Per le riprese tra virgolette social è un peccato, perché ormai, al di là che io non lo utilizzo molto, il mondo social sta virando anche verso questo aspetto. Penso a TikTok, penso a Instagram, penso a Twitter. Mi hanno appena chiamato con un bel "è pronto", sì, c'è pronta la cena. Quindi andiamo a concludere, ragazzi. E batterie, qui c'è il valore che vi ho detto in milliampere, sono LiPo 4S. Vi ricordo che dovranno essere messi in storage, se non lo utilizziamo per più di 3-4 giorni, ad un valore almeno sotto 70%. Qui abbiamo altre caratteristiche, ragazzi. Eccola qua, se andiamo sullo store andiamo a vedere l'offerta, ragazzi. L'offerta che vale dal 28 marzo 2023, PST sta per Pacific Standard Time, saranno le 8 qui da noi se non sbaglio. Quindi è un buon prezzo, che lo vediamo. Extra gift, abbiamo il megafono e abbiamo l'accessorio che ci permette di caricare del payload e andare a scaricare il payload. Quello che consiglio è davvero questo: chi ha la possibilità di prendere questo drone deve acquistare il Fimi TX10, 1000 nit, tanta roba. Tra l'altro processore interno Qualcomm Octa-Core, anche questo tanta roba. Qui abbiamo massimo 10 km di trasmissione, quindi potrebbe essere un fattore limitante rispetto ai 15 km che abbiamo sul Fimi X8 Pro, anche se non sono i valori per quanto riguarda la CE Mode qui in Europa. Torniamo in studio. Bene, un prodotto comunque interessante. Ok, alcune caratteristiche, lo abbiamo visto, non sono in linea con i tempi, sono un pochino indietro a livello di tecnologia, ma si sta parlando di un drone con ottime caratteristiche a un prezzo eccezionale, ragazzi. Per chi lo acquista subito, vi ricordo che vi lascio il link in descrizione, 599 euro, e inoltre il TX10, questo radio comando con monitor integrato, costa davvero poco, 299 euro circa, ed è il top. Per cui ben venga dei prodotti un po' meno al passo coi tempi, ma con dei prezzi, ragazzi, davvero concorrenziali, anche perché il mercato ce l'ha quasi tutto la DJI, quindi ci vogliono prodotti di qualità anche dalla Fimi, dalla Autel e speriamo anche dalla Apsan. Spero che questo video vi sia risultato utile, vi sia risultato piacevole. È stata comunque una chiacchierata sulle caratteristiche trapelate dal sito della Fimi. Se così è stato, lasciate un bel like, seguitemi su tutti i miei social, a partire da Telegram, dove pubblico tutte le offerte che trovo sul web tutti i giorni. Io ora vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao!